Complimenti perché si è in gran forma. Grazie, grazie. Quante partite ha fatto fino adesso? Due. Intanto l'attesa per questo europeo, credo che sia tanta, no? No, adesso manca ancora un mese, deve finire ancora il campionato, quindi siamo abbastanza tranquilli. Condizioni Verratti, mister? Verratti, siamo fiduciosi, speriamo che possa recuperare perché per noi è un giocatore fondamentale. Fondamentale per l'Italia, poi lo sa, insomma, noi siamo legatissimi. Sì. No, ma è fondamentale per noi, quindi speriamo di poterlo recuperare, siamo abbastanza fiduciosi. Senta, ma c'è un giocatore così, lei è stato un grande del passato, che per caratteristiche è assimilabile a Verratti? Così, su due piedi. Ma grande giocatore come Marco, al momento no. No, Non me ne sovviene, no, ma se non... I suoi tempi, diciamo, delle... Così, con quelle caratteristiche, non mi sembra. Dei primi 12-14 marcatori del massimo campionato ci sono solo tre italiani, Immobile, Insigne e Berardi. Questo che cosa significa? Significa che non ci sono tanti giocatori italiani nel campionato italiano. D'altronde, se ci sono il 70% di stranieri... È un problema questo? Questo è un peccato perché ci sono tanti giocatori giovani italiani bravi. Succedeva prima ai suoi tempi, ecco questo intendo dire. No, magari... Succedeva di più prima perché c'erano meno stranieri che potevano venire a giocare in Italia, però insomma adesso insomma, mi sembra tanto e chiaramente i giocatori italiani giovani soffrono di questo. Comunque la scuola italiana è piena di talenti perché si diceva anche questo, no? In Italia non ci sono talenti, siamo indietro rispetto all'Europa. No, ma lo dice anche la sua gestione dell'Italia, mi pare che lei abbia rivitalizzato proprio il calcio sotto questo profilo. No, giovani ce ne sono bravi, noi abbiamo dato fiducia, stanno ripagando e cresceranno ancora. Credo. Flash sul campionato? Beh, il campionato ormai credo sia finito, ma si gioca un posto credo per la Champions e un posto per la retrocessione. Le piace De Zerbi? Molto, sì, bravo, ma ci sono gli allenatori italiani, sono tutti bravi, tutti. Perfetto.